Ecco qua, ho creato il mio sketch della mia idea per quanto riguarda l'argomento del mese della scroll box, che è parole di saggezza. E io ho pensato di dedicare il mio disegno alle rune. Allora, innanzitutto la matita è ottima, vabbè, è una matita, ma la cosa che mi ha un po', meravigliata, perché non avevo mai provato una gomma del genere, è appunto la gomma che, ora vi faccio vedere, praticamente permette di cancellare perfettamente un tratto senza però produrre residui e non macchia assolutamente. Ricreo la mia runa. E quindi niente, questa gomma mi ha un po', sorpresa proprio perché non crea appunto residui. Non so nel tempo se accumulando magari lo sporco della matita creerà problemi, questo non lo so, però almeno per il momento mi ci sono trovata bene, ma comunque è malleabile. Quindi si può dare la forma che si desidera. Allora, io ho creato il mio, disegno, che dovrebbe essere una specie di strega che, legge le rune, e voglio dedicare appunto questo argomento della saggezza alle rune, anche se ho qualche, dubbio su come colorare il tutto, visto che non potrò utilizzare la mia dorata penna in gel bianca. Non ho un nero a disposizione se non questa penna un po' più scura grigia e quindi non so bene come colorare anche le rune e lo sfondo. Io tengo anche gli acqua brush nel caso in cui appunto volessi sfumare i colori, quindi io direi di togliere innanzitutto questo, magari la matita la potrò utilizzare per creare magari qualche ombra al posto di un nero, non so, e iniziamo la nostra inchiostrazione. Iniziamo, non so bene veramente come fare, iniziamo da questa penna grigia scura che, ok, è grigia. Il fatto comunque di non avere un nero è molto molto limitante, però vabbè, riusciremo nel nostro intento e poi se non riuscirò è pace, magari poi aggiusterò il disegno come meglio voglio. Comunque mi piace questa penna, intanto scorre bene. Per il momento, insomma, non è niente male. E niente, vediamo. Ora voglio provare quest'altra più chiara. Ci voglio fare qui il tessuto del cappello. Ok, non è proprio chiarissima, chiarissima, quindi diciamo che via. Non è proprio andata troppo male, poteva essere molto peggio. E niente, finisco l'inchiostrazione e poi ci rivediamo per il colore. Allora, diciamo che l'inchiostrazione prosegue, ma ho davvero difficoltà con questi grigi. Mi manca moltissimo il nero, ma proprio tanto tanto tanto, però vabbè, non ce l'ho e mannaggia. Comunque, ecco, appunto pensavo che magari potrei poi magari andare a intensificare qualche punto, visto che non ho il nero, con la matita. Potrebbe essere una soluzione, non lo so, speriamo, vediamo. Comunque, ho avuto anche un'idea su come poter fare le rune intorno e boh, vediamo poi se viene bene. Comunque secondo me questo disegno non verrà assolutamente benissimo perché ho troppi dubbi.
Comunque è interessante fare queste challenge, non lo so, mi piaceva proprio l'idea di fare questa cosa, perché comunque le trovo molto molto creative, perché comunque ognuno poi magari interpreta appunto il tema come vuole, e è interessante vedere come anche magari altri, probabilmente la maggior parte, interpreterà questo tema delle parole di saggezza con il lettering. Però io sinceramente non mi sono mai, cioè mi attira, però non ci ho mai provato, non lo so, preferisco comunque il disegno, mi piace di più, mi rilassa di più, però appunto secondo me la maggior parte, comunque se voi volete andare a verificare, no, tutti gli altri che faranno questa challenge, dovete digitare su Instagram l'hashtag scroll challenge, e lì troverete appunto tutti gli altri che faranno appunto il disegno come me, e vediamo insomma chi interpreta meglio questo tema. Io proseguo con la mia inchiostrazione, che mi lascia veramente molto molto perplessa, però non mi arrendo assolutamente. E vediamo. Nel frattempo, ora vabbè, ho stoppato perché altrimenti credo che ci sia il copyright e tutto il resto, insomma problemi vari. Nel frattempo, quando non ho la videocamera accesa, ho messo in sottofondo un video su YouTube di musica celtica, mistica, antica, che riprende un po' appunto il tema del mio disegno. E ho trovato appunto questi video su YouTube molto interessanti, ma che durano tipo 2-3 ore di musiche di diverso tipo, anche tipo musica di magia, magia nera, musica oscura. Sì, lo so, detto così può sembrare un po' strano, però insomma è interessante, e non è cantata, quindi è solo musica, e io trovo che siano veramente molto rilassanti questi video quando li si ascoltano appunto in sottofondo. Comunque, questa è la mia streghetta che è quasi pronta, e quindi poi passeremo al colore. Sono curiosa di vedere se queste penne con il colore reggeranno oppure se scoloriranno. Purtroppo questa cosa mi è venuta in mente solo adesso, prima della colorazione, e speriamo quindi che questo non sia un problema e che vada quindi a peggiorare ulteriormente la cosa. Comunque, io ora finisco le rune e poi ci rivediamo. Cancellerò tutti i residui di matita e poi passeremo al nostro mitico colore. Ecco qua, più o meno diciamo l'inchiostrazione l'ho fatta, cancello gli ultimi residui di matita e passiamo al colore, che non so bene come utilizzare, perché non ne abbiamo moltissimi a disposizione, quindi a parte queste, i grigi, e a parte quindi la matita, abbiamo solo questi 5 colori. Sono molto preoccupata. E questi sono appunto i brush pen di Ecoline, quindi la marca mi ispira, sono a base di acqua, e vediamo se riusciamo a creare anche qualche sfumatura unendoli insieme. Quindi iniziamo praticamente dal cappello, scendiamo giù e vediamo un po' più o meno come fare. Allora, io direi che possiamo colorare il cappello con questo bellissimo verde, perché non so, mi ricorda tipo il bosco, la foresta, quindi secondo me ci sta bene per il vestito della streghetta. Non so come fare le sfumature, proveremo a metterci un po' di grigio e vediamo che succede. Per il momento non lo sfumo, anche perché non mi serve di sfumarlo, però sono curiosissima di vedere come si comportano
con un po' di acqua con gli acqua brush, perché dice che appunto si possono sfumare in quel modo. Allora, il colore mi piace perché è comunque un verdolino non troppo intenso, però vedo che anche passandoci più volte un pochino si diventa più scuro, ma insomma bisogna veramente insistere tanto. Quindi, che cos'altro ci coloriamo di verde? Va bene, anche qui avrei voluto farlo tutto nero il vestito, però nero non ce l'abbiamo e quindi lo faremo verde. Va bene, la nostra streghetta è una streghetta verde. Allora, proviamo a vedere se con un po' di grigio riusciamo a creare qualche ombra. Oh, ok, riusciamo a creare le ombre. Bene. Quindi le facciamo un pochino qui nel cappello. Allora, direi che di grigio possiamo fare anche l'interno del cappello. Ok. E di grigio ci facciamo anche gli altri dettagli del vestito. Ok, proviamo a vedere se con questo grigio più scuro, insistendo, riusciamo a creare, a far vedere un po' questi dettagli. Dobbiamo vedere che succede una volta asciutto l'inchiostro, comunque. Allora, proviamo con la matita a intensificare qualche zona, tipo queste qui interne del cappello. Ok, usare la matita è stata un'idea geniale. Vabbè, dai, sto creando un po' di ombre, un po' insomma di tridimensionalità al disegno e l'effetto non mi sembra tanto male. Dai, ci può stare. Ok. Mi sembra abbastanza carino. Ah, non si è visto nulla. Bene, mi è sembrato di capire che qua giù non si è visto nulla. Comunque, ecco, ho creato questo effetto tridimensionale. E quindi adesso proviamo a creare quassù. Credo che gli acqua brush li utilizzeremo per lo sfondo. Allora, il rosa e il viola io penso che li utilizzerò per la pelle, quindi questi li lasciamo da parte. E niente, mi è rimasto solo il celeste
come faremo i capelli? Grigi, ma grigio no? Oh mamma mia, quanti problemi! Allora, intanto sistemiamo il cappello. Ah, vedo che questo azzurro, ripassandolo, crea un bel effetto. Allora, io direi che il cappello possiamo, visto che già un po' mi si è colorato, provare con il grigio chiaro della penna a intensificare giusto qualche pezzo. Mi piace questo effetto, visto che l'inchiostro non è ancora del tutto asciutto, mi si crea un effetto un po' questo grigio che si scioglie con il sotto appunto bagnato e mi dà molto l'effetto di un tessuto. Mi piace. A volte è proprio vero che magari anche sbagliando, facendo qualcosa che sembra sbagliato, invece si ottiene un effetto inaspettato. E a volte a me queste cose piacciono davvero tanto, perché mi dà proprio l'idea di stare a fare qualcosa di molto creativo e mi piace. Quindi, ok, direi che siamo a... quindi niente, facciamo un po' di sfumature con il grigio sul resto del vestito. Allora, adesso passiamo a colorare la pelle e questa cosa mi inquieta alquanto. Non sono proprio sicurissima che questo colore sia l'ideale. Infatti è veramente molto rosa. Quindi io direi che con questo ci possiamo fare le ombre della pelle. Ma io la lascerei bianca, perché no, non posso colorarla con questo rosa così finto. No, non è assolutamente adatto alla pelle. Facciamo così, ci coloriamo giusto le ombre e così mi sembra un effetto carino. Le labbra le facciamo così, vediamo che esce fuori. Ok, è un bel colore. Carino! Invece mi sta piacendo. Dai, sono abbastanza soddisfatta. I capelli come li facciamo? Viola. Io direi che i capelli viola ci stanno carini. Ok,
sembra per niente male, anche perché con questi, diciamo, colori un po' più scuri risalta molto il bianco della pelle, e quindi questa cosa mi piace. Qui mi è rimasto un puntino verde, se non lo coloro non ci posso stare. Ah, ci mancano le unghie ancora da colorare e le rune, ma le rune mi piacerebbe dargli un effetto luminoso, ma non ho la possibilità, mannaggia. Carino. Allora, gli occhi abbiamo detto, allora facciamoli. Facciamo così. Mannaggia. No, mi è venuto uno più grande e più piccolo, niente. Coloriamoli tutti e facciamola finita. Tanto non viene bene quel modo. Allora, facciamo così, intensifichiamo leggermente qui, così. E gli occhi sono bruttini. Che ci facciamo? Facciamoci con il grigio la pupilla, possiamo fare, facciamo così. A questo punto io farei qualche puntino qui tipo blush, perché altrimenti veramente questo viso è troppo chiaro. No, scusate, io non posso, non resisto. Almeno negli occhi io la penna bianca gel devo usarla. Non posso. Ah, già è più carina così. No, cioè gli occhi hanno già assunto un altro aspetto solo così. Ok, ora sì. Allora, facciamo le unghie delle mani nere usando la matita. E adesso le rune. Io avevo pensato di fare, le coloriamo alla fine, di fare intorno tipo effetto acquerello. Quindi vado a riempire il mio acqua brush, questo medio direi, o forse questo grande, no troppo grande, l'acqua brush questo medio, e proviamo a vedere se viene l'effetto acquerello. Ok, vediamo se funziona allora questa cosa. Allora, facciamole un po' colorate. Iniziamo dal rosa. Vediamo, facciamo tipo così. E vediamo se si sfuma con l'acqua. Sì. Ok. Sì, mi sembra che può avvenire una cosa carina, e quindi io direi che poi le rune le posso lasciare bianche. Non lo so, poi vediamo.
non è che proprio, diciamo, si sfumano come acquerelli veri e propri, però poi vediamo l'effetto quando sarà tutto asciutto, ovviamente. Comunque queste penne usate per l'inchiostrazione, ok, non si rovinano con nulla, però dai, l'effetto c'è. Ok, io ho finito, metto la mia firma, abbastanza illeggibile perché l'inchiostro è leggero. Comunque, metto la mia firma e questo è ufficialmente il disegno con cui parteciperò a questo concorso della box di aprile a tema parole di saggezza. Come vedete, l'effetto sfumato è venuto carino, secondo me è carino, via! Considerando i pochi mezzi a disposizione è dignitoso. Quindi se vi piace mettete un like a questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!